ospite speciale perché è con noi un grande alpinista. È con noi Denis Urupo. Una serata importante qui a Clusone questa sera, ospite, cosa ci presenterà? Io voglio aprire un 3-4 pagine di alpinismo di modo diverso, come possibile scalare montagne di in sviluppo di da giovane persona e anche come io adesso 40 anni. Queste domande come riscaldare amicizie con persone italiane qua in Val Seriana, in Bergamo. E come io prima volta arrivato qua con Simone Moro in questa presentazione sua, in questo cinema, adesso io qua come io, solo nel senso di Simone, questo per me molto piacere, molto onore, certo. Denis, cos'è la montagna per te? Ok, se tu guarda presentazioni queste era avventura per me. Io ho aperto, quando io ero giovane, modo vicino di me. Dopo questo trasformato in sport, perché io ho fatto tanti allenamenti, partecipato in gare, in competizioni, ma adesso questo è cambiato da aiuto di Simone, da Mario Curnis, Paolo Valotti. Questo adesso come arte per me, come possibilità mostrare la mia passione per altre persone, fare qualcosa che nessun fatto prima. Questo è interessante. Simone Moro, amico mio, adesso lui sopravvive avere in avalanche questa grandissima sotto di Annapurna. E lui ascolta, lui ricorda da Anatoly Bukriev questa storia, le parte. Siamo lieti di avere qui Urupo perché per me è un personaggio veramente forte sotto tutti gli aspetti, tecnico, alpinista quindi, ma anche come umanità, come uomo. Ha fatto, chi lo conosce sicuramente sa che ha fatto vie nuove su tutte le Alpi, non solo le Alpi ma anche nel mondo intero. È andato in Himalaya in soli 9 anni, ha saluto tutti i 14-8 mila, facendo sempre delle linee nuove. Quindi questo qui l'ha portato al massimo livello mondiale. Come mai la scelta di avere Urupo questa sera? Ma Urupo più che altro perché lo riteniamo ormai abita quasi, è quasi uno dei nostri, perché abita nei periodi che passa in Italia, abita qui in Val Seriana, a Bondo Petello, e quindi lo riteniamo un amico e quindi è giusto proporlo. Che sono stati qui. Grazie.